Italiani delle agende rosse, partigiani della nuova resistenza, oggi nella città di Roma il riscatto dell'Italia libera, la parola, il corpo, la presenza delle forze, dei giovani, degli anziani, degli insegnanti, dei pensionati, dei disabili, di tutta Italia, a sfilare davanti i palazzi del potere e della politica, davanti quei palazzi dove ancora si annidano coloro che hanno conquistato il potere col sangue, col sacrificio dei martiri di questa Repubblica, di coloro che dopo aver tradito i valori della resistenza, della democrazia e della giustizia hanno infangato la verità. E nel nome di quanto c'era scritto in quella famosa agenda rossa di Paolo Borsellino, di quanto è stato occultato alla verità dei giudici, hanno conquistato il potere, hanno traghettato una prima Repubblica che stava cadendo sotto la scure di Male Pulite e sotto la protesta del popolo italiano che era sceso in piazza, hanno traghettato la prima Repubblica nella seconda Repubblica, creando dal peggio di quello che c'era, dalle ceneri e delle macerie di chi era scampato al carcere, dalla collusione della mafia con la politica, della mafia con la politica e con la massoneria, creando quelle nuove forze politiche con le quali nel breve volgere di tempo, col bavaglio dell'informazione, con la corruzione della magistratura, sono riusciti a obnubilare il popolo italiano, a drogare il popolo italiano, a somministrare al popolo italiano un distillato continuo di menzogne, di falsità, di chimere, di illusioni, grazie al quale oggi è pure difficile risalire la china della verità, ritornare a toccare il cuore della gente, troppo preso dai reality, troppo preso dai grandi fratelli, troppo preso dai grandi narcotizzatori di regime. Altro che Spinelli, altro che marijuana, altro che hashish. La vera droga è quella che ci somministrano nelle TV di Stato, la vera droga è quella che ci somministrano nelle reti Mediaset, la vera droga è quella con la quale avvelenano le nostre coscienze e continuano a uccidere i nostri martiri alla verità ogni giorno. Scusatemi, non sono al meglio della mia forza. Ho avuto da poco la notizia, mentre giravo in tournée fra le Marche, il Veneto, l'Emilia, che un nuovo provvedimento disciplinare è arrivato al capolinea. Proprio dopo l'intervento a Vasto, il governo mi ha somministrato un'ulteriore sospensione dal servizio di 6 mesi, il massimo previsto dalla legge per qualunque tipo di violazione, per avere risposto su Facebook al giornalista Nuzzi che mi aveva insultato il giorno della festa del papà, quando volevo rivendicare la mia dignità di uomo e di padre, solo rispondendo agli auguri che i miei figli mi avevano fatto su Facebook. Questo è il grande delitto per il quale il vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, Gioacchino Genchi, è stato sospeso dal servizio con un provvedimento ignobile, con un provvedimento con il quale prima mi si è voluto impedire di continuare ad aiutare Luigi De Magistris e i magistrati di Salerno a fare verità su una delle più grandi vergogne della giustizia italiana, con la quale, con la complicità della Corte di Cassazione, della Procura Generale della Cassazione, del Consiglio Superiore della Magistratura e poi del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio, si è cercato di impedire
quel funzionario di polizia potesse dare ai magistrati di Palermo e di Caltanissetta quell'aiuto nel momento in cui arrivano al capolinea delle indagini che rappresentano lo snodo su quelle verità negate, su chi ha voluto dimostrare che le stragi del 92 erano solo stragi di mafia, chi ha voluto dimostrare che in fondo Vittorio Mangano era solo uno stalliere. Vittorio Mangano, un mafioso pluriassassino condannato all'ergastolo. Signori, popolo delle agende rosse, Vittorio Mangano non è mai stato uno stalliere. Vittorio Mangano non ha mai visto un cavallo. Vittorio Mangano non sa nemmeno quante gambe ha un cavallo. Vittorio Mangano era un mafioso, un assassino che con Marcello Dell'Utri era stato accolto alla corte di Arcore, alla corte di Silvio Berlusconi. Ho ricostruito col mio lavoro come si stava cercando di insabbiare la verità. Lo feci prima decodificando le agende di Giovanni Falcone, i computer di Giovanni Falcone, quel computer che fu sequestrato nella stanza di Via Arenula al Ministero della Giustizia ed era chiuso in una stanza e nonostante fosse sigillato e chiuso in una stanza, alcuni file di quel computer furono manipolati pure in modo maldestro. Fu cancellato un file di WordStar che portava il nome Orlando.doc e non si resero conto che avevano aggiornato la data del file nascosto Orlando.bac, perché sono pure degli imbecilli. Quel giorno, quando con il procuratore di Caltanissetta feci osservare, ma come è possibile che i file di questo computer sono stati aperti, sono stati manipolati, mentre il computer era in una stanza che doveva restare sigillata? Mi fu detto, ma in fondo il sequestro era solo virtuale, perché a Roma i sequestri dell'autorità giudiziaria sono virtuali quando conviene e sono reali quando devono essere eseguiti presso lo studio, presso i dati di chi cerca la verità e di cerca la giustizia, anche facendo le indagini su quei magistrati collusi col potere e collusi con la mafia, che in questa città sono assai numerosi. Quel giorno, cari amici, uscendo da quella stanza, lui forse non se lo ricorderà, io incontrai nel corridoio un codazzo di poliziotti e vidi un uomo alto in mezzo a loro che sfuggiva, che scappava. Posso capire le ragioni per cui andava di fretta all'interno di quel palazzo. Lo vidi da lontano, ebbi solo il tempo di stringergli la mano. Quell'uomo si chiamava Antonio Di Pietro. Era venuto al Ministero della Giustizia probabilmente per sollecitare una di quelle tante rogatorie con la quale voleva cercare all'estero i conti e i soldi del malaffare. Quei conti e quei soldi del malaffare che col riciclaggio della mafia hanno creato il più grande patrimonio, il più grande capitale che nessuno Stato del mondo ha mai avuto in tutti i paesi del mondo. Quei capitali che sono finiti in Germania, in Francia, in Spagna, in Canada, in Inghilterra, in Lussemburgo, in America Latina, in quegli stati che dopo le ultime vicende che hanno visto evidenze di mafia, di traffico di stupefacente e di stragi nei propri paesi, sta alzando coscienza. Quella Germania che non aveva ancora capito che la mafia, che l'andrangheta, che la camorra non sono solo un problema dell'Italia, della Sicilia, della Campania e della Calabria. Quella Germania che dopo la strage di Duisburg stava iniziando a creare degli antidoti per la intercettazione e la ricerca dei capitali illeciti della mafia. Ebbene, i mafiosi, i trafficanti hanno capito che all'estero il proprio patrimonio sarebbe rimasto scoperto. All'estero si stavano e si stanno per alzare le barriere
quelle barriere che in Italia furono alzate con la legislazione antimafia del 1982, la legge Rognoni-La Torre contro i capitali della mafia. Quella legge che Pio La Torre non poté vedere da vivo perché glielo impedirono e che diventò legge dello Stato solo quando il popolo italiano è sceso in piazza dopo l'assassinio di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Io ero bambino, signori, quando a Castelbuono, nel mio paese, in campagna, in estate, mio zio, vecchio deputato del Partito Comunista, portava il suo grande amico che si chiamava Pio La Torre. Io ero bambino quando Pio La Torre mi tirava, mi lanciava in aria e mi raccoglieva con quel sorriso che ancora ricordo come fosse ieri. Un grande uomo, un grande comunista, un grande combattente per la libertà, che per la libertà e contro la mafia e contro la guerra ha pagato col più grande sacrificio che un essere umano può dare per la politica. Ebbene, uomini come Pio La Torre, a uomini come Enrico Berlinguer, a uomini che hanno fatto la storia della classe operaia, della classe meno ambiente, degli insegnanti, di quegli insegnanti che vengono colpiti perché rappresentano il pericolo numero uno del regime, a quegli insegnanti che rischiano di somministrare l'antidoto contro la mafia, contro il malaffare, e che rischiano di educare alle libertà e alla democrazia i giovani. Ecco quindi perché contro di loro cala la scure della Gelmini di questo governo, cala la scure di chi cerca di tagliare dove c'è il rischio di essere colpiti, chi taglia le intercettazioni, chi taglia lo straordinario e le missioni ai poliziotti che fanno le investigazioni antimafia, chi taglia le intercettazioni, chi colpisce i magistrati, chi colpisce i servitori dello Stato liberi. Questa è l'Italia di chi ci governa. Ebbene, cari amici, è giunto il momento della riscossa, è giunto il momento di andare in piazza. Io, grazie alla sospensione dal servizio, grazie a questa libertà che ho acquistato, mi hanno tolto la pistola, le manette, il tesserino, ma non mi hanno tolto la possibilità e la libertà di parlare a voi, di parlare ai giovani nelle scuole, di parlare nelle piazze, di essere applaudito e incontrare amministratori comunali del PD, amministratori comunali della Lega, uomini della Lega, del PD, uomini di sinistra, giovani di destra, da Azione Giovani a Rifondazione Comunista, gente libera che nel nome degli ideali di libertà e di giustizia oggi dice basta. Ebbene, italiani delle agende rosse, partigiani della nuova resistenza, impadroniamoci e rivendichiamo la titolarità, l'unica titolarità del tricolore d'Italia, di quel tricolore, di quel vessillo che ci riunisce tutti sotto gli ideali di verità e di giustizia. Non sono degni di profanare questo tricolore sotto simboli di partito che grondano di sangue. Non sono degni di esporre questo tricolore a Palazzo Grazioli, simbolo dell'immoralità. La legge Merlin ha chiuso le case di tolleranza nel 1956. Non c'è più posto perché la presidenza del Consiglio dei Ministri diventi il nuovo casino e il nuovo bordello d'Italia. Mai come ora è necessario essere uniti, tutti gli uomini di buona volontà e di coraggio, oltre gli schieramenti politici, oltre le divisioni, oltre le primarie, le secondarie e le cooptazioni, epurare i delinquenti, epurare i truffatori di verità, e mandare avanti gli uomini che possono rappresentare un esempio di sacrificio, un esempio di coraggio e un esempio di onestà. Questo è quello che ciascuno di voi deve pretendere dai propri partiti, quello che ciascuno di voi deve imporre ai partiti per i quali avete votato. Non potrà ricostruirsi una nuova Italia con un solo partito qualunque esso sia. È necessario che tutti i partiti vengano emendati.
È necessario che da destra a sinistra ognuno recuperi le proprie identità e le proprie idealità. Ognuno recuperi anche quello che gli è stato tolto, anche quello che è stato venduto e svenduto, come è avvenuto agli inciuci nel centrodestra e nella destra italiana e come spesso e purtroppo è avvenuto con gli inciuci nella sinistra italiana. Io chiudo, cari amici, chiudo ricordando a me stesso e ricordando a tutti voi che verità è uguale giustizia e verità più giustizia sono uguali a libertà, e di questo noi oggi abbiamo autenticamente bisogno. Grazie a tutti.